Il vecchio nemico di Kimba, il leone cattivo Artiglio, è ancora pieno di rancore poiché vorrebbe essere lui il grande re della giungla e così sta preparando una trappola per Kimba. Dite a Kimba che i miei sentimenti verso di lui sono cambiati, che voglio essere suo amico e che voglio incontrarlo. Vuole diventare tuo amico, Kimba, mi ha detto proprio così. Amico? Sta allerta, Kimba. Perché? È un amico, Coco, chissà, forse è cambiato. Non ci credo, sta tramando qualcosa. Un momento, è veramente cambiato, avresti dovuto vederlo come implorava amicizia, piangeva, si disperava. Ma dov'è che vuole incontrarmi? Alla città abbandonata. Attento, è una trappola quella. Scommetto che Cassio e quelle schifose iene sono laggiù in agguato. Io al tuo posto non ci andrei, Kimba. Debbo farlo, Mandy. Vengo con te, Kimba. No, Speedy, come dice Mandy, potrebbe anche essere una trappola. Artiglio? Artiglio? C'è nessuno qui? Ehi? Dove sei, Artiglio? Sono io, Kimba. Po mi ha riferito tutto e io credo che vuoi diventare mio amico. Se voleva spaventarmi, non poteva scegliere un luogo più spettrale. Artiglio! Artiglio! Insomma, sei qui o no? Forse Mandy aveva ragione. Deve essere una trappola. Meglio andare. Che cos'è? Cassio! Salve, Kimba! Va via di qui, Kimba! Artiglio e i suoi amici ti hanno teso una trappola! Taci tu, verme, traditore! Tom, Tom, prendetela! Aiuto! Aiuto, Kimba! Chi ha paura di Kimba? Io! Ritirata! Sei ferito? È soltanto un piccolo graffio! Non è affatto un graffio. Quella carogna di Cassio ti ha fatto una brutta ferita sulla zampa. Non potrai camminare, purtroppo. Ascolta, Kimba, che cos'è questo rumore? Sembra il motore di un'auto. Un'auto? Sì. Oh, ma allora vuol dire che stanno arrivando degli uomini. Pensi che siano dei cacciatori? Non lo so e non resteremo qui ad aspettare di scoprirlo. Oh, questa ferita non ci voleva proprio in un momento simile. Oddio, che dolore. Un bulldozer sta entrando nella giungla, seguito da un pullman in visita turistica. A bordo, la signora Vera Snobbish, suo figlio Ignazio e sua figlia Minnie. Se lo termino tu, Kimba! Eccolo, è qui! Non ti lascerò, Speedy! Non avranno scampo. Quegli uomini li ridurranno in poltiglia. Vogliamo fermarci? È ora di mangiare! Ma non è neppure mezzogiorno! Non mi importa che ore sono, io ho fame, Rocky! Va bene, signora! Che villaggio affascinante, no? Proprio come Boston, certo, ma è un gran bel luogo. Ci vivrei, naturalmente, però una visitina è d'obbligo, non è così, chef? È proprio affascinante, originale, così primitivo, penso che resteremo qui per la notte. Sì, signora. Ignazio, cosa vuoi mangiare, Ignazio? Vuoi togliere il naso da quello stupido libro? Ma cos'è che stai studiando ora? Biologia, voglio sapere tutto sulle uova di rana. Ah, una buona idea, chef. Portami delle zampe di rana. Sì? E anche un po' di ostriche. Questa crede che siamo in un hotel. Ma è proprio necessario mettere quella musica a tutto volume, eh? Ma che grazioso leoncino! Catturate immediatamente il leone bianco!
Oh no, ci hanno scoperto, Speedy. Ok, pronto? Pronto col paralizzatore? Oh, sta calmo, Speedy. Per favore, non sparate! No! Sì! No! Sì! No! Aiuto, basta! Vi prego di scusarmi, signori, ma il mio amico è ferito e avrebbe bisogno di penicillina. Non abbiate paura, non vi farò alcun male. Aiutatemi, vi prego. Ecco qui. La ringrazio, ma sono così preoccupato per il mio amico che non posso mangiare. Sciocchezza! Ah, che buono! Ah, sono meraviglioso! Forse a lui non piace. Io, per esempio, preferisco la frittura francese. Fammi vedere la ferita, piccolo Gepardo. Sei in buone mani, sai, sono uno dei migliori studenti in medicina di Harvard. Ti guarirò, non temere, solo un po' di penicillina e tornerai come nuovo. Ha una bruttissima infezione alla zampa, la prego, mi dia la medicina adatta. Io salverò il tuo amico, ma poi tu dovrai fare ciò che ti chiederò. E sai cosa, vicino, venire a vivere come a Boston. Ecco, se tu accetti, io ti darò la medicina, caro, sì, sì. E cosa c'è? Ma come? Avresti esultato la mia offerta, sai? Boston è una città meravigliosa, ti prego. Accetta, piccino! Ti offrirò un'esistenza da re, da re, da re, da re! Avrai ogni comodità, una rendita tutta tua! Mamma, che ne diresti di aumentare la mia rendita? No, cara, spendi fin troppo in quei pazzi dischi. Dove sei stato, Ignazio? Fuori, a curare l'amico di Kimba. Davvero? Certo, entro domani potrà camminare. Tante grazie, signore. Per colpa tua ho perduto un'occasione. Ma perché mai ti ho mandato all'università? Ti avrei preferito ignorante. Ancora che siano tutti cattivi gli uomini? No, mio caro Speedy, quel ragazzo è stato davvero gentile, sai? Beh, vedi, chi ama gli animali non può essere cattivo. Accidenti, neppure questa notte ci faranno dormire. Già. Senti, Rolly, prima che quella pazza rimetta la musica a tutto volume, andiamo in una di quelle capanne laggiù. Che ne dici di quella in alto? Dai, Rocky, entriamo. Aspetta un momento, ho l'impressione che questa sia abitata, amico. E da chi, scusa? E se come penso a un tempio, gli indigeni andrebbero su tutte le furie perché lo profaneremmo. Non dire sciocchezze, Rocky, non c'è nessun indigeno da queste parti. Su, aiutami ad aprire questa porta. Rolly, guarda! Oh! Oh! Oh, presto, Rolly! Leone! Un leone! Aspetta, non fare loro del male! Oh!
pelliccia sono come la mia e quella di mio padre. Sei anche tu, leone bianco? Rispondi, ti prego. Il mio nome è Leona. Sono la figlia del grande Cesare. E tu chi sei? Kimba, tuo fratello. Kimba! Smettila di fare quei rumori. Va via! Ma è Kitty! Kitty, basta! Mi dispiace, ma dovevo intervenire. Leona è mia sorella. Che? Tua sorella? Sì, Kitty. E oggi è la prima volta che ci vediamo, pensa. Papà viveva in questo villaggio prima di andare nella giungla e diventare il re degli animali. E queste dovrebbero essere le pelli del padre, del padre, del padre e del padre di mio padre. Perdonatemi, sono così confusa, vi chiedo scusa. Su, via, Kitty. È tutto finito, non è successo nulla. Incidente chiuso, mia bella Kitty. Si può sapere perché papà lasciò questo posto? Racconta, sorellina. Va bene, ti dirò ogni cosa. Tanto e tanto tempo fa, un leone cattivo di nome Artiglio giunse qui e attaccò gli indigeni. Ma papà lo cacciò via. Salvato la vita. Non mi sembra vero che un leone forte e potente come te possa interessarsi a un povero vecchio babuino. Perché no? Ho sentito le tue grida ed è stata una cosa naturale. Oh, comunque è insolito da queste parti. Nessuno ti aiuta. Il forte sopravvive, il debole indifeso è perso. E questa è la legge della giungla, tutti lo sanno. A me non piace questa legge e voglio cambiarla. Posso sapere chi sei? Il mio nome è Cesare. Ma non ti ho mai visto da queste parti, Cesare. Ho sempre vissuto in un villaggio dove ho insegnato agli indigeni come vivere in pace. Dì un po', perché non vieni a vivere nella giungla? Potresti insegnare anche agli animali la tua legge. Per favore, vieni, c'è bisogno di te. E così papà decise di aiutare anche i suoi amici. Lasciò il villaggio e non vi ritornò mai più. E che ne fu degli indigeni? Senza più l'aiuto e la protezione di papà, si spaventarono così tanto che fuggirono lontano e andarono a vivere nelle città. Allora nel villaggio non c'è proprio nessuno? Sì, tranne me. Sono rimasta qui a proteggere il tempio e le pelli dei nostri antenati, mentre papà civilizzava tutti gli animali della giungla, salvo qualcuno come Artiglio. Kimba, il tuo dovere è quello di continuare l'opera di nostro padre. Sì, fratello mio, impedisci ad Artiglio di turbare la pace. Rovineranno i nostri piani se rimangono là. Giusta, ma sembra che non abbiano alcuna intenzione di andarsene. Sono amici di Kimba. Lo hanno invitato a pranzo. Come faccio allora a catturare Kimba? Temo che non potrai. Sì che posso. E catturerò anche quella gente. E subito. Su, catturate quel leoncino bianco. Non voglio tornare a Boston a mani vuote. Non si preoccupi. Avrà il suo souvenir, signora. È vero, eh? Mettetela, paralizzeremo! Andiamo! Non mi rendo. Ce ne sono tre di leoni laggiù! Vuol dire due souvenir extra, Rocky, sei contento? Attenti!
certo, lasciate perdere il leone bianco, ce n'è uno orribile qui. Presto, quel mostro mi ha rotto l'impianto dell'aria condizionata, fate presto! Ai 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 ai! Là dentro ci si sta proprio comodi, Qui moriamo tutti congelati, fa qualcosa, Ignazio! Mamma, c'è da fare soltanto una riparazione. Il guasto è in questi punti e dovrò uscire per ripararlo. Sposta il pullman di qua. Non si può, non c'è benzina. Che? Abbiamo una perdita. Oh, sono tutto un pezzo di ghiaccio. Io non ci volevo venire qua giù, mi hai trascinato contro la mia volontà. Oh, povera me, non ho neppure una pellicetta da mettermi addosso. Caffè bollente, presto. Ma che succede? Smetti l'artiglio, vattene via! Combatti con me, Kimba! Avanti, se hai coraggio! Eccomi! Aiuto, aiuto! Attenta, mamma! Ignazio, dove sei? Fa qualcosa. Kimba deve battere artiglio da solo. Sei finito, non hai scampo. No, non mi batterai. Senti? Mamma, svegliati, è tutto finito. Kimba ha fatto fuggire quel terribile leone. Kimba, che succede? Siete tutti salvi? Sono i nostri amici. Bene, possono aiutarci a salvare quella gente dalla scatola di ghiaccio. Non so come si possa sopportare di vivere in questo paese pieno di animali così violenti, eccetto te, naturalmente. Allora, caro, perché non vieni con me a Boston, eh? Grazie, ma ho già tanto da fare qui. Dov'è l'aeroporto? Vi accompagniamo noi, però ci sarebbe tanto piaciuto restare ancora un po' con voi. Ti ringrazio, Kimba, ma abbiamo degli impegni a Boston. Io tornerei volentieri, ma mamma me lo vieterebbe, tantomeno tornerebbe lei. Sai, dopo tutto quello che ha passato... Ed è giusto, Ignazio, poverina, per poco non moriva sbranata o congelata. Guardala com'è ridotta, non si riconosce più. Dove sta Leona? È rimasta al villaggio, mi ha detto che potevo proseguire senza di lei. Kimba, ti manda tanti saluti. Addio, Leona, verrò a trovarti presto. Addio, Kimba, vorrei poter venire con te. Ma devo restare qui a sorvegliare il tempio. I tesori del passato sono preziosi e da essi possiamo imparare tutte le lezioni che i nostri nonni hanno appreso da noi. Tu bada al futuro, Kimba. Trasforma sempre più la giungla in un mondo civilizzato, proprio come cercò di fare nostro padre. Non è facile, ma so che almeno ci proverai. Sono orgogliosa di te, fratello mio.